procede tutto liscio. Sveglio, sveglissimo alle 4:13. Che sia il termos con qualcosa come 16 caffè che ci ho messo dentro. Musica d'apocalisse e autostrada a tre corsie semideserta. Ok, la notte prima di iniziare a pedalare dormo qui. Non ho mai avuto l'occasione di provare, ma posso credere che sia suggestivo fare le montagne russe sui colori del tramonto. Le urla sono come le nostre, urlano uguali anche gli spagnoli. Ecco, fine giornata con un viale di palme, il sole e il mare. Quanta fatica, ma ci sta. Primo giorno. Quota 99,3, un centinaio ora che mi accampo. Mi sa che io mi metterei qua. Il vento non vuole saperne di calare, ormai ci sono arrivato, adesso devo salire lì. Il distributore mi ha detto che è attorno ai 50 e mi trovo anche la versione nostrana spagnola del ponte di Averazzano. Bah, bellissimo quel che resta della fortezza. Oddio, non c'è caldissimo perché ci stanno 18-20 gradi, ma un'acqua così fa veramente venire voglia di fare il bagno. Olè! Non sono bonsai perché sono giganti, non sono ulivi. Saranno bellissimi qua. Tutte micro proprietà con la loro casetta. Adesso qua non si vede nulla, ma qualcuno si è fatto la piscina, qualcun altro c'ha tutto allestito col barbecue, i muretti in pietra. Ecco un esempio di chi sa vivere. Maxi vasca in legno. Ovviamente sarà con il massaggio e adesso hanno finito le ferie, chi se la gode? Tutto ciò se lo gode il meglio. Ciao Baia bellissima, quasi perfetta, sconosciuta ai più. A me più rivederti, e chi ti ritrova? Forse con la geolocalizzazione.
E chi se lo immaginava di trovarlo anche qui? Questa deve essere la via che va da Valencia. Infatti c'è una camminabile che fa Valencia, Lisbona e poi magari va su. Sono molto tentato, ma l'anno prossimo. L'anno prossimo. Ok, oggi ti arrivo sotto e domani ce la vediamo io e te. Porca vacca, ci sarà da ridere. Quanto ridere che farò? Sagunt, praticamente l'equivalente di Bergamo. Quello lì è Sagunt Alta e poi c'è Sagunt Baja, come Bergamo. Bello. Branco di cinghialini vicino a strada che vanno ghiotti per le arance mature cadute dall'albero. Sono ufficialmente nel nulla cosmico, nell'entroterra più desolato. L'area è indicata come Tierra Muerta. La Tierra non sembra muerta, ma gli abitanti forse sì. Non incrocio anima viva da quasi un paio d'ore. Mo'. Più nulla di così si muore. Questo è davvero nulla. No comment, sono da passare. Ah sì. Sono già stanco adesso. Torno indietro. Non può salire per sempre, ste coglioni. Più in alto di lì non ci va. Vacca boia. Un po' cotto. Ok, per chi ha dimestichezza, scendere da qua con la mia bici è come andare su una pista di motocross bagnata con un Harley Davidson coi freni a tamburo. E ancora i segnali si ripropongono. Ma dai, piante tutta l'apparenza morte, ma ricolme di grappoli d'uva stranissima, buonissimi. Con dei grappoli particolari. Sentiamo che sapore ha. Mamma mia che buona! È intensissima, sembra uva concentrata. Che piante strane. Sono gigantesche. Sembrano alberi. Esta eres la España! Ole! Ora sto entrando nel Parco Nazionale della Mata Verde e después le montagne. Ancora 11 km di parco e sono fuori. Figa, queste strade sono troppo trafficate, poi è un casino orientarsi. Ci vorrebbe il pilota automatico. Sì. Dammi tempo e arrivo. Evidente il segno di quanto è calata l'acqua negli ultimi 10 anni. Quando hanno costituito questo bacino era più alta di 15 metri. Ma qua se vogliono la pioggia mi sa che la portano come i santini. Pregano che piova.
Questa si intravede la strada che c'era una volta, che... Oppa, cado! Dicevo, la strada che c'era una volta che entrava e riusciva qui. Adesso è stata interrotta perché hanno allagato tutto. Mezza giornata passata a rampare e adesso si scende. E anche sta montagna ce la siamo levata dai coglioni. Molto traffico però, molto traffico. Ora in vita mia solo in Spagna e in Cecenia mi è capitato di pedalare in posti dove tra una borgata e l'altra ci sono 18 km e non incontri nessuno. Guardare che non sto usando il time lapse, ma il vento muove le nuvole di bassa quota a questa velocità. Sono più di 20 km che pedalo contro vento per arrivare in questo pueblo e scoprire che Villar Robledo ha come singolo i mulini a vento. Mai, mai, mai viaggiato in condizioni meteo così estreme. Sono 30 km che pedalo con sto vento nella cara, come dicono loro. Le condizioni meteo di oggi sembra l'uragano Katrina. Controvento da 40 km. Il fatto che qui gli alberi crescano così, e soprattutto con questa inclinazione verso che io vado, visto che io vado in quella direzione, la dice lunga su come tira il vento. Giornata più difficile che ricordi in bicicletta, si conclude questo cielo a tormelloso. E anche per oggi vedo che le probabilità che mi aspetti la giornata di vento contrario sono tutto fuorché scarse. È incredibile come anche in queste piccole discese, dove normalmente diciamo ce la si gode, si dà quell'attimo di respiro alla pressione sulle gambe, sono costretto a pedalare perché il vento altrimenti non solo non mi farebbe scendere, ma mi fermerebbe proprio. Sto facendo molta fatica a restare nella media che mi sono prefisso. Vabbè, facciamo così. Cerco di vederci il positivo. Un'altra giornata a pedalare contro vento e mi sto allenando per le montagne, visto che dall'Estremadura al confine ne avrò qualcuna bella alta. Sono dato come tappa per oggi Ciudad Real. Sarà davvero duro arrivarci. Il vento non vuol saperne di calare, anzi sembra rinforzi. Del resto
correndo è esattamente sotto la corrente atlantica. Tutte le perturbazioni che poi si affacciano sull'Europa praticamente passano da qui. E le nuvole scure che si vedono là in fondo e si avvicinano molto velocemente non presagiscono nulla di buono. Entrano molto, potrebbe finire ancora in acqua. Sarebbe il terzo giorno consecutivo acqua e vento contrario. Tra l'altro, per riuscire a tenermi stabile devo esercitare una forte pressione sul manubrio e si traduce in una fastidiosissima perdita di sensibilità, perché parte un formicolio dal nervo ulnare e si estende poi a tutta la mano. Praticamente come quando si dorme in una posizione sbagliata e poi ci si sveglia con, che ne so, il braccio addormentato. Nel mezzo del nulla. Cosa ti trovo? Così, sperduta da sola, una stella con una croce sopra. Sarebbe bello conoscere la storia. Ok, Ciudad Real, ti saluto e ci portiamo alle colline che ci anticipano l'Estremadura. E adesso diventa Estremadura, però almeno non c'è il vento, c'è il sole, e così. Le condizioni sono ottimali, totale assenza di vento, c'è il sole ma non scotta troppo e mi auspico entro fine giornata di leggere un bel 100 generoso sul contachilometri. Vediamo dove arriviamo e poi tiriamo le somme. Qui diventa importante la pianificazione della tappa che si fa la sera prima, perché ci sono spazi veramente importanti fra un pueblo e l'altro, e 30-40 chilometri senza incontrare una fuente d'acqua o un pueblo abitato, perché poi ci sono borgate come quella, ma le più sono disabitate. A cadenze regolari nei versanti delle montagne si vedono i tagli praticati dalla forestale per contenere gli incendi. Disboscano volutamente la striscia così in caso di incendio il fuoco arrivato lì non ha più nulla da bruciare, si esaurisce. Ecco, questo è il mio fantastico, potrebbe essere un'immagine di una savana. E io adesso dovrò andare là dove ci sono quei camion. Un jet privato che atterra in mezzo a boh, io questa mi ricorda molto la savana fatta così. Caldissimo e una vallata fantastica, sembra finta. Sono ripartito, strade come sempre trafficatissime, ma i problemi che sto incontrando stanno mettendo a dura prova il mio entusiasmo. Ieri ho fatto una cazzata, sono scivolato e ho preso un brutto strappo alla schiena, dolore più forte che abbia mai sentito. Ho dovuto imbottirmi di ibuprofene, adesso sto continuando così perché ho difficoltà addirittura a stare fermo in piedi, sento le gambe che cedono, però
sto provando ad andare avanti lo stesso, perché la voglia di arrivare adesso è più forte del dolore che sento. Medie bassissime, veramente sto andando un passo ridicolo. Del resto faccio quello che riesco. Ecco un globetrotter, mi sto superando, penso sia il primo della giornata da quando sono partito. Anche questa è Spagna. Ora metto via, perché con tutte queste macchine si avvicendano le montagne, ma il paesaggio resta lo stesso, bellissimo. E sempre tanto, tanto traffico. Sono entrato da qualche chilometro ufficialmente nell'Extremadura. È pazzesco, bellissimo. Stratosferico, non una nuvola a pagarla. Ma sembra che nessuno abbia spiegato l'Extremadura, che siamo praticamente a novembre e potrebbero anche mitigarsi un pochettino le temperature, ma qua non ne vuol sapere. Quelle non sono distese di ulivi, ma bensì sono colline di sughero, alberi da sughero. Altri scorci delle distese sconfinate dell'Extremadura. E un motociclista alla Jack Kerouac. Non una baita, un villaggio, un paese. Tutto quello che si vede è un forte costruito in cima a quella montagna là di fronte. E avanti. Meglio non succeda nulla qui. Chi chiede aiuto? Ecco i torelli dell'antica tradizione spagnola. Quando sono così giovani sono ancora tutti in gruppo, vengono tutti in gruppo. Dopodiché crescendo vengono separati per aumentarne l'aggressività. Ormai è rimasta una tradizione che però non sfocia più nella corrida. C'ho una macchina e vento. Sono appena ripartito da un pueblo dove ho conosciuto delle persone simpaticissime e mi hanno raccontato che qui sta avendo molto successo un centro che ha un elicottero. Praticamente gli ospiti arrivano e alla mattina il gioco è: ti bendano, ti caricano su questo elicottero e ti portano in un punto sperduto. Tu devi orientarti e ritornare alla base. Ovviamente sei monitorato, hai dei GPS a corso, sanno sempre dove sei, però fai la giornata a dover ritrovare la base, quindi imparare a leggere i segnali che ti dà la natura è fantastico, fantastico, bellissimo. Hanno saputo sfruttare quello che è il punto forte di questa zona, cioè gli spazi sterminati. Bellissimo, sarà da provare. Normalmente nelle ore più calde come queste la selvaggina, gli animali preda come le lepri, tendono a stare rifugiate all'ombra, e il fatto che ne stia vedendo molte muoversi esponendosi al rischio anche dei predatori mi ha fatto alzare la soglia di attenzione. Tutto quello che ho trovato è quel fumo sullo sfondo che potrebbe essere l'origine di un incendio. Gli animali selvatici hanno un istinto molto sviluppato e sentono a chilometri di distanza il pericolo di un incendio. Queste sono aree che sono molto facili e quindi non vorrei che fosse qualcosa che debba più avanti allarmare anche me. Mi è già successo in passato di attraversare l'Extremadura 10 anni fa e anche allora ho dovuto deviare a causa di un incendio.
Avvicinandosi comincia a vedersi più nitidamente la scia del fumo. Sale verticale, quindi non indica che ci sono venti che, in caso si tratti di un incendio, lo facciano spostare velocemente. Spero di preoccuparmi per nulla, così è soltanto una congettura. La direzione è la nostra, stiamo proprio andando verso quel fumo. Come si può vedere, adesso i punti da cui sale fumo sono più di uno, per esattezza io ne conto tre. Ho fermato un indigeno locale che gentilmente mi ha spiegato che, essendo un periodo tranquillo per la protezione civile, stanno appiccando degli incendi controllati per gestire le sterpaglie, per gestire quello che potrebbe essere un problema quando c'è il vero caldo, e quindi sono voluti e controllati dalla protezione civile questi incendi. Tutto sotto controllo, almeno spero. E sono 100! Quando mi sono messo i pedali stamattina, il cartello da cui sono partito era il 227. Ok, non ci avrei mai sperato. Bel lavoro però. La natura, gli animali non sbagliano. C'era un perché si correvano. Quello che si intravede su quella collina è un carcere, e si è prestato come location per un film, se non ricordo male, di Sylvester Stallone. Non mi ricordo se si intitolasse La Fortezza o se mi confondo, ma comunque è avveniristico, si è prestato per un'iniziativa del genere. Con la luna ancora alta nel cielo ho trovato questa fortezza, o quello che ne resta. Aveva un grosso podere che era recintato da quel muro di cinta, si intravede ora, è rimasta solo una parete, un lato della muraglia, e una volta i cavalieri, i templari, si muovevano a cavallo per queste terre, di castello in castello, di fortezza in fortezza, e si muovevano senza denaro, portavano con sé una sorta di lettera di credito. Arrivavano in queste fortezze, cercavano il cappellano, il parroco della chiesetta, che convertiva questa lettera in denaro. Dopodiché, quando lasciavano il castello, ritirava di nuovo il denaro e emetteva una nuova lettera. Questa era la prima forma di banca, di quello che sono il servizio bancario, ed è stata la chiesa a inventarlo. Bellissimo, che fascino. Mi sto muovendo su questa antica strada che era stata tracciata nel Medioevo dai Templari, dai Cavalieri a Cavallo, e ogni tanto si incappa in alcuni castelli come questo, costruiti su dei promontori per avere il maggior controllo sull'area circostante. In questo ho saputo che è stato ricavato anche in un'ala una sorta di alberghe, un albergo dove la singolarità è che si può dormire una sola notte, come avveniva nel Medioevo quando i cavalieri si muovevano e cercavano rifugio per la notte e si appoggiavano a questi castelli, a queste fortezze. Bello vedere come l'impero romano riesca a essere ancora presente in Spagna. Orellana la Vecchia, la vecchia Aureliana, la via Aurelia. La vecchia via Aurelia. Sono a circa 5 km da Merida, perché dopo una vita che pronunciavo Merida mi hanno insegnato che è Merida con l'accento sulla prima E, e sono davanti al Parco Nazionale del Cornalvo, che ha questa zona collinare bassa, però si estende fino laggiù a quelle montagne. Sto andando incontro a questo. Nessun buon presagio, avrei preferito andare di là. Peccato che il tempo capriccioso si sia ributtato in acqua, perché Merida è una delle città più belle della Spagna. Ha
un contenuto storico impressionante, e in ogni parte, sin dalla periferia, si trovano tracce di insediamenti di natura anche romana, come un po' tutto in Europa, mamma Roma. E già un'altra chiesa, dicono dei contenuti bellissimi, che però non possiamo permetterci di visitare. Il tempo in queste condizioni mi costringe a attraversare abbastanza spedito Merida e cercare di avvicinarmi al confine, perché anche lì le condizioni rischiano di essere bruttine. Io ho sempre sconsigliato a tutti di affrontare montagne con condizioni meteo non ottimali, ma stiamo arrivando al punto in cui dovrò operare delle scelte anche da non convenzionali. Questo ponte è stato realizzato dall'allievo di Eiffel. Anche a Porto tutti i ponti sopra il Duero sono realizzati dal medesimo architetto. E per chi sa leggere i segnali, in città l'ingegno porta ad adoperarsi anche così. Questa è la classica freccia amariglia, perché c'è un cammino di Santiago che attraversa anche Merida. Altri segnali del cammino di Santiago. Indovina, indovina, chi avrà mai fatto quel ponte romano? Ok, non mi vergogno a ammettere che con 96 km già sulle gambe e le condizioni della mia schiena, io questa rampa l'ho fatta spingendo la bici. Sì, ecco, diciamo che approssimarsi a un paesino e trovare come scultura di benvenuto un jet non è il più bello dei biglietti da visita. Sarà anche demilitarizzato, ma io fatico a capirne il senso. Questa mi mancava. L'attenzione aerei mi mancava. O che volano molto 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 bassi, o che atterrano qui. Ma qui non faccio video stupidi, perché qua i militari ci sono davvero, anche in quelle torrette lì. E ho provato a sorridere, ma non mi fanno sorrisi di ricambio. Quindi viaggio serio. Cioè, evidentemente hanno un esubero di questi jet e non sanno dove metterli. Allora hanno deciso di parcheggiarli dentro le rotatorie, visto che c'è abbondanza di rotatorie. Non servono altro. Aspetta che lo faccio bene. Allora, Spagna, Portogallo, Spagna, Portogallo, Spagna, no dai, Portogallo. Sono a Elvas, sono entrato finalmente in Portogallo e il tempo non è eccezionale, ma almeno non ho vento contro, quindi tutto sommato non mi lamento. Mi dispiace non poter salire in cima a questo paesino, perché ha una parte molto 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 antica, molto bella, alla quale hanno appiccicato la parte nuova. È facile distinguerle perché la parte vecchia è tutta in pietra saponaria, mentre la parte nuova, come si vede, è bianca, è in cemento e mattoni. Fine, non ho resistito, ho considerato che non avrò tantissime altre occasioni di arrivare in questo villaggio e quindi mi sono portato fin a ridosso delle mura della parte vecchia, bellissime. C'è un gioco di terrazzamenti,
studiati per rallentare eventuali aggressori e dar modo così alle fazioni difensive, come dire, di prendere la mira. E le mura sono ancora perfettamente intatte, nessuna opera di ristrutturazione, semplicemente sono state fatte bene all'epoca. Ok, adesso proseguiamo. Pedalando in mezzo al Portogallo, chi ti trovo? Due ragazzi incontrati al lago di Garda un paio di mesi fa in bicicletta, stanno facendo tutta l'Europa in bici, vi ricordo che li ho salutati, gli ho dato il mio biglietto da visita e adesso mi hanno raggiunto da dietro e anche loro stanno andando a Lisbona, magari è l'occasione per fare qualche chilometro insieme. Salut les amis. Ciao. Beh, a quanto pare almeno in Portogallo non appendono gli aerei nelle rotatorie. Che bella. Bellissimo. Impressionante, mastodontico. Sulla strada direzione Porta Alegre si trovano anche queste opere. Mamma mia. Perché erigere delle montagne di cubi di roccia messi così? Perché? Ma ai miei amici che vanno come delle schegge, però continuo a riprenderli, è la seconda volta, mi passano veloci come il vento e poi li ripiglio. Eccoli qua. Qui è Stremoz, un piccolissimo paesetto tra le montagne portoghesi, piazze gigantesche e dei palazzi bellissimi, ora adibiti a museo. Strane piazze fatte volutamente inclinate, molto belle. Ho appena chiesto, ho scoperto che questa era la città natale del presidente. Non ho voluto indagare oltre per non fare la figura proprio completamente ignorante. Non so di che presidente è il presidente parlasse, ma un presidente. La strada che sto per percorrere, che collega Villa de Vimieiro a Pavia, è un rettilineo di 17 km. Qui è sconsigliato accamparsi perché è una zona segnalata come altamente popolata da cinghiali e da volpi e non sono per nulla mansuete, seppur schive. Il nido di una cicogna. Qua sono tenute molto in considerazione, realizzano delle piattaforme apposta per agevolare la nidificazione. Ecco un residence, una colonia di conigli selvatici. Qui non ci sono lepri, ci sono conigli selvatici. Io quando vedo zone così mi aspetto da un momento all'altro di voler spuntare lo stinco fossile di qualche dinosauro. Chilometri scorrono e il rettilineo mantiene le promesse. Sullo sfondo solo un furgone della TNT Express, un po' inquietante. Mi ricorda un po' la scena finale di Seven e un po' Castaway, anche se non è FedEx. Ma quelle saranno mucche selvatiche. Che vitaccia.
Sono, secondo il mio GPS, giusto a metà di questo impressionante rettilineo e ne approfitto per lasciare una testimonianza. Da queste parti, più o meno a questa altezza, dietro una di queste colline ci sono delle grotte scavate nella roccia con dei graffiti. Io di mettermi a fare l'esploratore e andare a cercarle non ce l'ho mai. Tante volte il silenzio sarebbe la miglior cosa. Ho percorso poche centinaia di metri e ecco cosa ti trovo, proprio l'ingresso di una di quelle caverne indicate all'inizio di questo rettilineo. Ecco, questo stavolta c'era il cartello, è indicato come un ingresso. A me non interessa scoprire se magari qualche animaletto ha deciso di usarlo come dimora, mi sta bene esserci arrivato davanti per quello che riesco a inquadrare, perché qui di tanto non riesco a sporgermi. Comunque qua ce n'è una. Ecco, il rettilineo lì è alla sua fine, i 17 km sono passati, qui c'è un bel cartello che segnala appunto una zona di interesse storico e Evora, che è stata designata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Sto uscendo da quello che ho ribattezzato il piccolo Serengeti di Portogallo. Ci ho pedalato per una mezza giornata, in tutto ho coperto più di 50 km zigzagandoci un po' in mezzo, e adesso lo lascio per puntare l'avvicinamento a Lisbona. Gran bei posti. Ecco, qui forse abbiamo uno scorcio per vedere l'estensione anche da questa parte. Non dovrò documentarmi perché non ho neanche minima capacità di dare una dimensione a questi spazi. Sono sterminati. Invece occorre stare attenti perché pare che attraversino dei pescioni giganti, dei siluri, oppure dei pesci gattoni. È indicato che passano per questa strada. Avranno precedenza se vengono da destra? Ma... Anche in Portogallo alberi da sughero, come si vede vengono incisi e sfogliati di uno strato che è quello da cui poi vengono ricavati i tappi. Ecco come si presenta la pianta, come si vede la corteccia ha questo strato che è quello che viene esportato. Sulle strade di avvicinamento adesso prendo la EN119, che è questa strada, e inizia con un rettilineo di 15 km. Non ci facciamo mancare nemmeno questo. Gli spazi portoghesi! Qui si ha l'occasione di incontrare qualche auto in più. Sempre spazi sconfinati, veramente belli. Qui la natura è ancora padrona di casa. Okay. Il rettilineo di 15 km per me è finito, perché io qua adesso cambierò sulla nazionale 10. Ho scoperto che in realtà è decisamente più lungo, è un rettilineo da 22 km, perché poi prosegue ancora, ma io lo lascio adesso. Ecco, si è dato notare come l'icona delle mucche
in Portogallo sia decisamente più pacciosa dell'icona delle mucche spagnole. Le mucche spagnole vengono raffigurate più tronfie. Sono arrivato a sto benedetto ponte di Villafranca de Xiria e adesso prendiamo la Nacional 5 che passa diversi paesini e ci fa entrare proprio nel centro di Lisbona. Questo ponte è una tappa topica. Ecco una Plaza de Toro dove si svolgevano le corride. Svolgevano perché, se non sbaglio, in larga parte della Spagna sono proibite e qui in Portogallo sono più una rarità che una consuetudine, una tradizione. Ok, io ci ho girato intorno a sta scultura cercando una targa. Il nome non c'è. Come si dirà in portoghese tubo di ferro storto arrugginito? Lisbona! E là in fondo l'oceano! Ah, adesso ci arrivo. Addio cappellino planetologo, hai fatto il viaggio con me più per tenermi gli schizzi d'acqua lontano dagli occhi che per proteggermi dal sole, perché poi quando c'era il sole mi dimenticavo, però è giusto che tu resti a Lisbona. Ciao!